Ragazzi, ciao, come va? Buona domenica. Sto registrando questo video di domenica, appunto, quindi vi auguro buona domenica. Niente, mi è venuto in testa di usare un po' di materiali che avevo qua. Vorrei fare una lampada perché mi serve per fare un punto luce. E allora, vediamo cosa ho a disposizione. Allora, questo qua è, come si può vedere, un boccione di quelli che si usano negli uffici per distribuire l'acqua. Vabbè, filo elettrico ovviamente. Qui ho un tubo idraulico. Il diametro è 40, quindi 4 centimetri. L'imboccatura del boccione è 45, quindi ci entra molto bene. Cosa mi servirà d'altro? Praticamente, allora vediamo qua, un portalampada. Questo non so se lo userò, ma potrei, insomma, in teoria vorrei metterlo in questo modo, con dentro il portalampada e la relativa lampadina. La realizzazione direi che per il momento si presenta abbastanza semplice. Allora, ho fatto un foro sul fondo del boccione e ho fatto entrare il filo elettrico. L'ho fatto passare attraverso la bocca. Ho realizzato qui nel fondo del tubo praticamente un incavo per far entrare il filo, perché diciamo che originariamente avevo pensato di fare un buco per far entrare il filo, solo che poi non riuscivo più a infilare il tubo con il filo che sporgeva dentro nella bocca del boccione, perché c'è troppo poco spazio. Quindi ho fatto questo incavo e questi due buchi che mi serviranno per fissare in posizione il filo con una fascetta di quelle da elettricista. Niente, adesso procedo un attimo e vediamo un po' come va. Ecco, adesso come prima cosa collego il portalampade. Preciso, sto lavoro è da fare, cioè se uno se ne intende, né? Cioè se ne intende, insomma, comunque sa cosa sta facendo, perché l'elettricità ovviamente ha il suo pericolo. Come si vede qua non è presente il filo della terra, è tutto di plastica e comunque anche tutta la costruzione è di plastica, quindi non è conduttiva. Allora, qui avevo già sguainato i tre cavi, quindi quello della terra, che è questo qui, verde giallo, non lo collego e quindi lo proteggo con un mantellino. Venga in contatto con, cioè potrei anche tagliarlo via a livello della guaina esterna del cavo, però insomma potrei doverlo usare per qualcos'altro, quindi lo lascio lì. Ecco, anche perché diciamo al momento ci metto sopra sta roba, però a seconda di come viene potrei mettere sopra qualcos'altro, non so, che ne so, boh. Cioè non so, una coppia di faretti piuttosto che un globo, vabbè, insomma, il filo della terra io lo lascio lì. Mi serviranno, vabbè, c'ho qui la forbice ovviamente da elettricista, ma al momento non la userò perché appunto ho già preparato precedentemente le mie cose. Allora, accoppio i colori come si trovano, cioè nel senso il marrone con il marrone e il blu con il blu, anche se in questo caso non ha importanza perché
come posso dire, distinguere la fase dal neutro, in questo caso non mi serve, anche perché siccome la lampada verrà attaccata con la spina, praticamente non, cioè se la spina la metto in un modo o nell'altro si invertono le due cose, quindi è diciamo più una consuetudine, dai. In questo caso, ripeto, non ha molta importanza, anche perché non attaccherò a questa lampada cose che debbano in qualche modo rispettare fase e neutro. O meglio, forse mi sono espresso male, cioè cose che per essere alimentate hanno bisogno che sia rispettata fase e neutro, perché ci sono alcune lampade, alcune cose che invece richiedono. Quindi posiziono i miei mantellini. Beh, questi immagino che li conosciate già, comunque si usano adesso a posto dei vecchi morsetti, cosiddetti mammut, che non è che siano andati in pensione, ma questi qua sono un po' più, più sicuri forse. Collegamento è fatto. Allora farò scorrere il cavo con questi, diciamo, con questi collegamenti all'interno del gambo della lampada, anche perché diciamo che comunque il cavo può scorrere liberamente, quindi un domani avessi bisogno di fare qualche modifica, posso semplicemente rifarlo scorrere in alto, ecco. In alcune situazioni invece c'è bisogno di lasciare un po' di ricchezza, in quanto potrei dover rifare i collegamenti, cambiare qualcosa, quindi è necessario prevedere insomma delle espansioni future. Ecco. Va bene, vado un attimo a fare questo coso e ci sentiamo. Allora, devo fare la misura del filo, cioè per bloccarlo giù là in fondo. Quindi provo. E in effetti devo dire che le due cose si raccordano abbastanza bene. C'è da tenere presente che la lampadina ovviamente non è, anche se una lampadina è a LED, non è eterna, quindi prima o poi andrà cambiata. Quindi lascio un po' di filo in modo che un domani potrò appunto tirar fuori il portalampade, prenderlo e cambiare la lampadina. Poi in effetti questa cosa andrà più o meno in questo modo qua, quindi la lampadina entrerà in questo alloggiamento, chiamiamolo così. Questo nelle idee, poi vediamo effettivamente come va. Quindi rifaccio la mia misura, ecco, diciamo così, e vado dall'altro capo a fermare il filo. Ok, allora da questa parte, come detto, avevo fatto questi due buchi, quindi l'idea è di far passare appunto una fascetta di quelle bloccanti dentro e di fermare il filo. Allora vediamo. Faccio passare qua e qui poi c'è l'incavo dove il filo potrà piegarsi, quindi o meglio il supporto della lampada potrà toccare il fondo del boccione senza aver problemi con il filo. Quindi serro la fascetta. Il filo è a posto.
Ecco fatto. Adesso praticamente devo inserire il tutto nel boccione e completare l'opera. Spero che sto coso qua non dia fastidio. Vediamo. Ci avrei scommesso. Fa fatica a passarci. Quindi praticamente la chiusura della fascetta va fatta all'interno perché altrimenti in questo modo non riesco a farla passare nell'imboccatura pur avendolo tagliato a filo, ma vediamo. Entra, ecco. Ok, quindi adesso faccio scorrere fuori il filo in più dall'altra parte. E quindi porto. Adesso lì ci sarà un po' da tribulare a fargli prendere, diciamo, l'incavo giusto, ma insomma più o meno. Ok, dovrebbe venire a sto modo qua. Vediamo un attimo di completare l'opera. Ci sentiamo fra un po'. Ho visto che, cioè, ho visto questi boccioni. Sono chiusi con un tappo ovviamente per quando vengono utilizzati per preservare l'igiene dell'acqua che c'è dentro, no? Ho visto che togliendo quindi questa parte che si può strappare mi può essere utile per diminuire o meglio, per mantenere più stabile chiamiamolo il gambo della lampada, quindi mettendolo intorno e inserendolo all'interno, ecco così. Quindi lo faccio toccare sul fondo. Quando sarà ben fisso, a questo punto prenderò delle viti e fisso il gambo in modo che rimarrà dritto. Ok, provvedo e ci sentiamo fra un attimo. Ok, è in piedi. E c'è stato un po' da lottare qua per fare la congiunzione. E ho usato un nastro di gomma, si chiama autovulcanizzante, nel senso che piegandolo su se stesso si fonde praticamente. Vabbè, sì, non è, come dire, il risultato estetico è quel che è, però non è che devo metterlo in un salone per ricevimenti e teniamo conto che praticamente la spesa è roba tipo 2 euro e 5, 3 euro, toh, abbondando il gambo di plastica e il resto è materiale di riciclo. Un po' di cavo e una lampadina LED, ecco. E serve un po' di stabilità, quindi il piedistallo così da sé è un po' poverello. Bisogna studiare qualcosa e ho già un'idea. Vado a prendere il materiale. Allora, sempre parlando di riciclo, mi dispiace buttare via i tappi delle bottiglie di sughero.
pensato che prima o poi potessero servire per qualcosa e ne ho qui una borsata. E a questo punto farò praticamente un buco qua nel basamento mettendo dentro i tappi. E sarà praticamente come un saldavanaio, però per i tappi delle bocce. Allora, userò questa punta. Devo dire che è molto utile, è una punta scalare. Se siete appassionati di hobbistica, questa sinceramente è proprio una cosa molto utile, insomma, perché ogni gradino è un diametro diciamo di foro che si può fare. Questa arriva fino a 32, spero che ci passi il tappo del prosecco, ecco. Proviamo a vedere. Vabbè, qua adesso dovrò bestemmiare un po' per tirarla fuori. Comunque, ci sentiamo fra un attimo. Ecco, li ho inseriti. C'è ancora da fare, eh? Qui bisogna darsi da fare per riempire la boccia. Va bene, dai, si scherza. Niente, adesso comunque c'è un po' più di peso sul fondo e la lampada è più stabile. Si sarà notato che non c'è un interruttore per accenderla e spegnerla. Allora, al momento non ho uno di quegli interruttori da terra che si accendono e si spengono col piede e stavo pensando se utilizzare in effetti una spina telecomandata. Ci devo pensare, però per il momento diciamo che mi va bene così. Adesso provo a metterla dove, diciamo, la devo usare e vediamo un po' come viene. Eccoci. Questa è la mia stanzetta. E l'ho messa qui in quest'angolo. Fare un po' di luce, siccome facendo un buco ho praticamente beccato il cavo della luce centrale che ho dovuto togliere perché, vabbè, insomma, era stato messo, come posso dire, affogato nel cemento senza nessuna protezione, quindi non è possibile sfilarlo e cambiarlo, vabbè, insomma, alla fine non c'è più la luce centrale, quindi niente, ecco. Mi sono fatto sta lampada. Poi, essendo un ambiente, vabbè, insomma, così un po' dove si può bere anche un bicchiere, lì c'è anche il posto per mettere i tappi. E qui c'è il resto, c'è la mia cuccia, la stufetta. Gli zaini sono tutti dentro lì questa cassapanca. Beh, non è venuta male, sono discretamente soddisfatto. Adesso devo pensare appunto se fare un
come si dice, un interruttore che si possa manovrare da terra o via. Ci sono delle, praticamente delle, come, non so come chiamarle, delle spine che funzionano con un telecomando e si può accendere e spegnere, quindi sarebbe utile perché uno si mette anche a letto e accende e spegne la luce. Ragazzi, un saluto a tutti e niente, dai, ci sentiamo al prossimo. Ciao, ciao a tutti.